Quindi, in un film che sentite, in un film che è stato un film di culto degli anni 70, che non so quanti di voi hanno visto, esattamente del 1976, Il declino dell'impero americano, del franco-canadese Denis Arcand, che è un film molto bello. Uno dei protagonisti, che è un professore di storia dell'arte, mentre proietta appunto delle immagini di Caravaggio, dice questa frase: ci sono i pittori della notte, c'è Rembrandt, c'è Georges Delatour, ma ci sono pochissimi pittori dell'alba, perché l'alba è l'ora della luce glauca, l'ora della morte. C'è Géricault, ma soprattutto c'è Caravaggio. E oltre a essere una frase poetica, è una frase sorprendente da un certo punto di vista, ma secondo me è una frase anche calzante, perché effettivamente Caravaggio, che pure ha dipinto tanti quadri scuri, molte delle sue opere sono pervase da questa sorta di luce aurorale salvifica che può identificarsi con questa idea della luce glauca. Ma è sorprendente anche questa frase, perché effettivamente sapete che nella cultura alchemica l'alba è in genere identificata con la nascita, l'albedo è la fase che segue alla fase della nerezza, della nigredo, ma nella cultura alchemica ogni momento è in qualche modo anche simbolo del momento precedente, dell'antitesi, quindi l'alba è quella fase di passaggio tra la notte e il giorno, è la fase del mistero. Se voi pensate anche ai Promessi Sposi, è proprio all'alba che i monatti eseguivano i loro tragici riti di morte, all'alba che, secondo la diceria popolare, gli untori spargevano il terribile flagello. E quindi questo sta anche a testimoniare che Caravaggio, come è stato del resto anticipato dai miei colleghi, è un pittore che ancora oggi, pur essendo uno dei pittori più studiati della storia dell'arte, è un pittore che riserva sempre grandi sorprese, ed è un pittore che ha scatenato anche le polemiche più incredibili. Purtroppo ancora oggi, nonostante tutti gli studi di cui poi parleremo, la tendenza prevalente interpretativa è quella che si rifà a Roberto Longhi, sostanzialmente, che vede appunto Caravaggio pittore maledetto, pittore che copia solo quello che c'ha davanti, copia il naturale, eccetera eccetera. E poi appunto su Caravaggio è stato detto di tutto e di più, che era un violento, un assassino, che era un pederasta, che era un poveraccio, che era un ateo o un eretico, tra le tante. Ora, molte di queste cose sono vere, sicuramente era un violento, è stato un assassino, era un puttaniere, forse anche un pappone, per usare termini molto volgari, pederasta, molto più probabilmente bisex, come oggi si direbbe, tutte cose vere. Le cose assolutamente e sicuramente false è che era o ateo o eretico, perché, come è stato ampiamente dimostrato prima, è un pittore profondamente religioso, cattolico, e che appartiene anche a quel filone preciso della religione cattolica della fine del Cinquecento, filone pauperista legato a San Filippo Neri, gli oratoriani e il cardinale Federico Borromeo, uno dei grandi protagonisti appunto anche dei Promessi Sposi. E quindi da questo punto di vista non ci sono dubbi, nonostante che ancora oggi questo venga messo in discussione. È indubbio però che Caravaggio era un peccatore, cosciente di essere un peccatore, e secondo me la vera chiave di interpretativa senza la quale non si capisce la sua pittura è quello della ricerca continua, ossessiva, specialmente nella fase tarda della sua
produzione, specialmente dopo la fuga da Roma, questa ricerca ossessiva della grazia. Cioè tutta la pittura di Caravaggio dell'ultimo periodo va letta in questa chiave del peccatore che cerca la grazia, come del resto aveva fatto Michelangelo. In tempi moderni, tanto per fare un paragone molto frequentato, Pasolini era un peccatore continuamente alla ricerca del perdono, della salvezza, che la sua fine in qualche modo lo attesta. E allora veniamo a... Tra l'altro, ecco, voglio dire un'altra... Ah, non c'è... L'unica cosa che manca qui, fondamentale, è il bacchino malato. Lo facciamo subito. Quindi intanto che si trova il bacchino malato, e torno un po' al discorso iniziale, appunto la versione, diciamo così, longhiana. Longhi, sapete tutti, è stato un grande storico dell'arte, ma ha scritto quasi un secolo fa, poi ho un libro più importante degli anni 50, quindi è un testo che è ormai superato, ma i longhiani, cioè i discepoli di Longhi, continuano a sostenere il verbo del maestro, come nemmeno l'Isis sostiene il Corano. E di fronte a questo c'è stata, poi iniziata con Giulio Carlo Argan, poi Friedlander, Witkower, ma soprattutto appunto Maurizio Calvesi, hanno cominciato a avanzare tutta una serie di interpretazioni che hanno scatenato. All'inizio Calvesi è stato insultato, offeso, deriso quando ha sostenuto le sue tesi. E uno dei primi dipinti appunto molto emblematici da questo punto di vista è proprio il bacchino malato, che il professor... Non riesco ad incollarlo sulla tua cosa, non so per quale motivo. Vabbè, lo vediamo da qui. Sì. Stesso. Dunque, su questo, allora, per la datazione dell'opera, come ha spiegato il professor Maciaro, sono state spostate in avanti, secondo me troppo, perché se è vero che il primo documento a testa del Caravaggio è nel 96, è impossibile che sia arrivato nel 96, secondo la mia personale opinione. Quindi questo è un quadro datato prima del 92, lo spostiamo almeno di un paio d'anni, 94, ma non lo sposterei oltre. E quindi anche su questo quadro è stato detto di tutto e di più. C'è chi ha messo in dubbio che fosse un autoritratto, ma è un autoritratto al 100%. Chi ha messo in dubbio che questo personaggio iconograficamente sia Bacco, ma anche su questo non ci sono dubbi. C'è stato poi un fondamentale saggio di Cristina Ermanfiore, fra l'altro un saggio ignorato da, come spesso succede, dagli storici dell'arte, che ha dimostrato in modo inequivocabile che è un'iconografia bacchica. E la Ermanfiore ha anche trovato tutta una serie di precedenti e quasi anche immediatamente successivi di pittori che si autoraffigurano come Bacco, quindi l'identificazione di Bacco come artista e autoritratti in veste bacchica, pur non essendo, diciamo, frequentissimi, ce ne sono diversi. E un più interessante di questi è uno di un pittore milanese, amico quindi del maestro di Caravaggio, Simone Peterzano, questo pittore Gioan Paolo Lomazzo. Quindi è un quadro che quasi sicuramente Caravaggio aveva visto, e comunque si autoraffigura come Bacco. Ma quello che poi ha suscitato, ripeto, all'inizio scatenato polemiche, derisioni e irrisioni, è l'interpretazione di Calvesi, che vede anche questo come un'allusione anche di tipo cristologico, e quindi non solo come Bacco ma anche come Cristo. E Calvesi identificava intanto la posizione, vedete, e si rifà a tante iconografie anche paleocristiane del Cristo che esce dalla tomba, vedete l'immagine. Però Calvesi ancora non conosce, scusa se invece prendi il mio, sì, una incisione di Dürer, collegata a questo dipinto dalla Cristina Ermanfiore, e
ovviamente in controparte, però se voi poi ritornate al DP, guardate anche la curvatura della spalla, oltre che tutta la posizione, ma è assolutamente dimostrato al 100% che questo, che il bacchino malato, se lo riprendi per favore, sì. Vedete il bacchino malato, la fonte è Dürer. E quindi è anche un'allegoria cristologica, ovviamente al posto della corona di spine c'è l'edera, ma vedete ci sono i simboli molto chiari, i pomi, quindi la mela, ma anche per estensione il fico, in questo caso la pesca, sono simboli del peccato originale, quindi il peccato, e l'uva, come ha dimostrato anche il professor Paolo in altri studi, per estensione rimanda al sangue, al vino, quindi al sangue di Cristo, quindi alla il nero, uva nera, uva bianca, il martirio e poi l'apoteosi. E quindi sia la Ermanfiore che Calvesi parlano di una identificazione col Christus Patiens. Ma ecco, e qui poi in realtà bisogna anche, per spiegare tutto come mai Caravaggio mescola tante iconografie diverse in un'unica figura, rifarsi a un altro filone molto diffuso tra i pittori, che parte addirittura da Apelle, la Calunnia, poi Botticelli, fino a Zuccari, che era, per esempio, Federico Zuccari è diventato presidente, cioè principe dell'Accademia di San Luca proprio negli anni in cui Caravaggio ha dipinto quest'opera. E Zuccari, fra oltre ad avere dipinto una Calunnia, ha anche eseguito una bellissima serie di disegni e incisioni sulla vita del fratello Taddeo, che dimostra proprio come si, per raggiungere la gloria bisogna passare attraverso le sofferenze. Quindi in questo caso, secondo me, c'è proprio questa identificazione. Non so se Caravaggio allude a una malattia fisica, probabilmente l'aspetto fragile lo può far pensare, ma è soprattutto alla sofferenza che l'artista deve patire per raggiungere poi la gloria e la virtù. Appunto, però dice, perché Caravaggio? Allora, e su, contro questa interpretazione si possono scatenare, e si sono scatenati, da un lato sia i longhiani, diciamo, che vedono solo Caravaggio qui ha copiato se stesso e basta, ma anche gli iconologi puri, che sostengono che no, se Caravaggio si raffigura come Bacco non si può sembra tutti allievi di Panno deve fare un tema per andarsi a prendere i due crediti o i quattro e non fare un inventore di iconologie. Se non si capisce, questo è un discorso metodologico generale, che i grandi artisti sono anche grandi inventori di iconologie, e allora è inutile fare il mestiere dello storico dell'arte. E a questo proposito, vabbè, si potrebbe parlare ovviamente anche della canessa di frutta dell'Ambrosiana, che non lo so se c'è, no, qui, no, ma perché porta un po', diciamo, una minima deviazione rispetto al mio discorso, ma è fondamentale a proposito delle letture di tipo cristologico di temi apparentemente solo profani, no? E anche qui non vi dico, quando Calvesi ha avanzato questa interpretazione tutti lo hanno insultato nel peggiore dei modi. Ma a dimostrazione che questo quadro è anche un quadro che ha questo sostrato, diciamo, religioso, ci sono vari elementi. Intanto poi il dipinto successivo, quello della cena in Emmaus di Londra, che è inutile riprendere perché c'è un cesto di frutta molto simile a questo, è messo proprio nella stessa posizione in bilico, e lì, stando in un quadro di
sacro, è evidente il significato sacro, ma anche in questo caso una prova decisiva potrebbe essere quella che il Bellori, uno dei primi, questo grande teorico del Seicento classicista che scrive di Caravaggio, ovviamente criticandolo dal suo punto di vista, parlando proprio del cesto di frutta del quadro di Londra, dice: e dipinse una cesta di frutta fuori stagione. Ora, il fuori stagione è stato in genere interpretato perché c'è frutta soprattutto autunnale, mentre l'evento ovviamente della cena si sarebbe svolto in primavera. Ma secondo me allude anche al fatto che questo cesto di frutta, basta che voi lo vediate, è pieno di frutti di stagioni diverse. Quindi se Caravaggio avesse dovuto copiare un cesto di frutta come era davanti a lui, non avrebbe potuto farlo perché non c'erano né i congelatori, né si facevano venire le mele e le pere dall'Argentina o dal Cile, quindi è evidente che lui qui allude a qualcosa d'altro, come del resto tutti i cesti di fiori e di frutta di quel periodo, nessuno veniva dipinto solo per dipingere fiori e frutta, non tutti erano ovviamente allegorie cristologiche, spesso erano morali, la vanitas, eccetera, però c'era sempre questo retroterra che alludeva a qualcosa di altro, e qui riappaiono i frutti, appunto la mela, il fico, quindi il peccato, e poi l'uva bianca e l'uva nera, quindi martirio e poi la salvezza. Nella cena in Emma scompare anche il melograno, e anche questo è un'allusione brutto doppia, sia per il colore, il rosso al sangue, sia perché è pieno di frutti alla, chiamiamola così, resurrezione. Andando velocemente al martirio di San Luigi dei Francesi, appunto il professor Paolo ha parlato prima della vocazione, ha spiegato anche benissimo questa parte. E io concordo assolutamente con lui, la parte qui dei personaggi sdraiati. Va ricordato che il dipinto è strettamente legato alla conversione, appunto, di Enrico di Navarra, ugonotto. Fra l'altro, la strage degli ugonotti, no, che è stata nell'agosto del 1572, è una strage orribile in cui tutti i protestanti francesi sono stati sterminati, si parla cifre esatte, ma si può arrivare anche a 30.000, e Gregorio XIII ha celebrato il giorno dopo il trionfo lo ha celebrato come un grande trionfo della Chiesa Cattolica proprio in San Luigi dei Francesi, prima della conversione di Enrico di Navarra, che è avvenuta nel 1595. Nella bolla di assoluzione di Enrico IV si parla proprio: tu che dalle tenebre del peccato sei passato alla luce della salvezza, che è un altro elemento che Caravaggio copia proprio alla lettera. Ma senza dilungarci sulla parte, appunto, su questi davanti, come ha spiegato bene Papa, la parte in fondo, chi sono questi personaggi? Vedete, ci sono questi personaggi nudi e questi personaggi riccamente vestiti. Alcuni si perdono nel peccato, perché cioè, il discorso è sempre quello: non tutti sono, non è che è sempre contro la teoria della predestinazione, cioè il fatto poi di salvarti o meno è una tua scelta personale. Ci sono quelli insensibili alla chiamata della grazia, mentre ci sono nel fondo due personaggi che si voltano all'ultimo momento. Uno di questi è proprio Caravaggio, che vedete è coperto, quindi molto probabilmente anche lui era un personaggio forse nudo, cioè comunque si copre, scappa, quindi è un peccatore che si sta per perdere, perché non è, però all'ultimo momento si volta e quindi diciamo è ancora capace di ricevere la grazia. E sotto di lui c'è un personaggio
che all'inizio si era stato addirittura da me stesso, confesso l'errore molti anni fa, in realtà confuso, sembrava che fosse Caravaggio questa gamba, no? Invece è di un altro personaggio messo davanti a lui, che vedete ha questi calzari, fra l'altro ha una calzamaglia e le scarpe. Ora le scarpe sono sempre con una connotazione negativa nei dipinti, e fra l'altro c'è un saggio molto interessante di Alessandro Zuccheri che dimostra come gli apostoli, prima di essere chiamati da Dio, hanno sempre le scarpe, e dopo, quando diventano cattolici, cristiani, insomma, sono sempre raffigurati a piedi. Comunque, questo è chiaramente, vedete addirittura il gesto che fa questo, come dire, no, io mi voglio perdere, rifiuto la grazia, mentre Caravaggio si volta e la grazia lui la vuole, la riceve. Allora andiamo a un altro dipinto fondamentale in questo, che è quello della morte della Vergine, che ora si trova al Louvre. Questo è un dipinto che è stato dipinto, commissionato per Santa Maria della Scala già nel 1602. In Santa Maria della Scala non è mai entrato, è stato dipinto nel 1606, non si capisce se è stato rifiutato questo oppure è stato venduto prima di essere stato. Poi il Rubens, che era un grande ammiratore di Caravaggio, l'ha fatto comprare al Duca di Mantova. Comunque, anche qui, su questo quadro è stato detto di tutto, di più le fonti antiche dicevano addirittura che la figura raffigurata era una prostituta annegata nel Tevere e sarebbe stata gonfia, vedi, i piedi gonfi perché era annegata, e invece la cosa più semplice, spesso le interpretazioni più chiare sono quelle più semplici, vedete che la Vergine è incinta, è evidente, si tocca il grembo e anche i piedi gonfi sono un simbolo chiaro della gestazione imminente. È stato detto che era la Lena, la famosa Lena, che sarebbe stata la prostituta di Caravaggio. Invece la professoressa Macioci ha dimostrato che quella, c'è un documento, dice Lena che sta in piedi a Piazza Navona. Ora non è che batteva a Piazza Navona, ma in piedi vuol dire ai piedi di Piazza Navona, abitava ai piedi di Piazza Navona. Poi se battesse o meno, questo noi non siamo in grado di dirlo oggi. E non ci somiglia minimamente. Calvesi dà un'interpretazione che è in parte, secondo me, giusta, in parte sbagliata, perché bisogna riconoscere che anche i grandi studiosi possono sbagliare, che lui la identifica questo personaggio con Caterina Vannini, che era una prostituta che si era pentita, si era convertita ed era morta in grazia di Dio, però è morta idropica a 56 anni. Calvesi pensava che gonfia, idropisia, secondo me questo non c'entra nulla, ma appunto è la Vergine. Però Calvesi contemporaneamente dice anche che la gravidanza è perché Vergine è sempre incinta di Dio, e anche il professor Papa sottolinea questo aspetto. Gonfia, dice proprio che gonfia, le fonti intendono gonfia, certo, perché incinta. Fra l'altro, se voi avete in mente una delle opere più famose, no, della storia dell'arte, che è la Pietà Vaticana di Michelangelo, vedete benissimo la Vergine, come sapete tutti, è molto più giovane del Cristo che tiene, quindi è più una sorta di prefigurazione del futuro martirio, è perché la Vergine, non essendo tocca dal peccato, è sempre giovane. Cioè, fa un bellissimo, no? Dante, figlia della Vergine Madre, figlia del tuo figlio, eccetera. Canto di San Bernardo. Caravaggio qui rovescia il termine, non è più la Vergine giovane che prefigura la morte del figlio, è la Vergine morente, ma poi vedremo che in realtà non è morente, è solo dormiente, che tenendosi il ventre gonfio, dice qui c'è
in questo ventre io ho fatto crescere colui che col suo sacrificio salva l'umanità. Quindi è sempre, anche se rovesciando i termini, è sempre il ciclo morte, nascita, rinascita che si allude, tema centrale della cultura cattolica. E veniamo poi al dipinto al quale io tengo di più, che è il Davide Golia della Galleria Borghese. E qui effettivamente io ho fornito un'interpretazione diversa dalla Vulgata, e anche quella non è passata abbastanza sotto silenzio da parte della storiografia. Dunque, questo è un dipinto, anche lì la datazione non è sicura, comunque concordo con Calvese e con quasi tutti gli studiosi nel dire che è un dipinto molto molto tardo, quindi o del 9 o del 10, e un dipinto che molto probabilmente è stato mandato a corredo della domanda di Grazia, perché dovete sapere una cosa molto in breve. Quando Caravaggio ha ucciso il Tommasoni è stato punito col bando capitale, cioè condanna a morte, ed è scappato. Il bando capitale cosa significava? Che se o la vittima, come nel caso del notaio Pasqualone a cui lui aveva spaccato la testa con un gran colpo d'accetta, lui poi questo notaio lo aveva perdonato e quindi si era giunta una sorta di transazione. I parenti del Tommasoni non avevano assolutamente voluto né perdonare né raggiungere nessun tipo di accordo. Quindi Caravaggio, colpito dal bando capitale, poteva essere ucciso dovunque. Lui scappa, ma a Napoli, a Malta, lui era sempre con questa condanna a morte che gli pesa sulla testa. E qui anche si spiega il culmine drammatico della sua esistenza. E quindi tutte le fonti antiche e moderne sono concordi nel rilevare che lui qui si raffigura come Golia. Vedete, un'immagine quasi sconvolgente di se stesso come peccatore, e cosa molto interessante, la ferita alla fronte di Golia. Lui, quando ha questo duello con Tommasoni, viene ferito proprio alla fronte. Tanti quadri tardi ci sono sempre personaggi che hanno questa ferita al centro della fronte. Quindi è Golia, su questo non ci sono dubbi, Golia reprobo cattivo. Ma la mia interpretazione, che si basa su dei confronti secondo me assolutamente ineccepibili, è che qui Caravaggio si non autoritrae, perché ormai ha 30 anni di più, ma si autoraffigura anche come David. Cioè è David che uccide Golia, è se stesso, non ancora tocco dal peccato, che uccide se stesso come peccatore. Se torniamo all'autoritratto di San Luigi dei Francesi, ecco, vedete, esso si prende magari più da vicino, l'espressione, la posizione della testa, l'immagine, è assolutamente coincidente. Io forse negli ultimi, qui ho delle... dei confronti, ecco vedete, è che siamo la stessa figura con la barba, è assolutamente ineccepibile. Credo che ce ne sia un'altra in cui ho scarabocchiato. Se... vediamo, la metto più grande, ecco, vedete, io l'ho scarabocchiato, ho dipinto io la barba. Ed è esattamente la stessa figura, su questo non ci possono essere dubbi. Fra l'altro, anche se tardi, vi racconto un brevissimo aneddoto a proposito dell'iconologia che spesso sbaglia. Quando è venuto, io avevo appena fatto questa scoperta, avevo proprio appena scarabocchiato un classico dell'arte Rizzoli, è venuto a Roma il grande Gombrich a fare una lezione proprio alla Sapienza, no, l'aula 1. E io gli faccio, finita la lezione, gli faccio vedere questa mia interpretazione. Ora, siccome Gombrich, pur essendo ungherese di nascita, ormai era un baronetto inglese, persona fine e raffinata,
Invece di dirmi, guardi, lei ha detto una grandissima stronzata, come la sua espressione del volto traspariva, e dice, sa, può essere e può non essere, ma io sono sempre molto dubbioso quando le interpretazioni iconologiche non si basano su un testo scritto. Al che anche Calvesi dice, guarda, quando io gli ho raccontato, dice, vedi come a volte la grande intelligenza sconfina nella grande stupidità, perché voi ditemi come... Quale poteva essere il testo scritto in cui compare che Caravaggio si autoraffigura la lettera a se stesso? Sì. No. Vabbè, a parte questo aneddoto, se torniamo al volto di Golia, però ecco, la prova qui non si vede bene, ma la bocca no di Golia no. Proprio. Allora andiamo a quella precedente. Ecco, il... Qui devo un'ulteriore conferma della mia tesi, una sorta di regalo che mi ha fatto un mio amico e collega Marco Bussagli, il quale ha scritto un bellissimo libro che si chiama I denti di Michelangelo, qui ha scoperto una cosa ineccepibile, anche questo libro passato sotto silenzio. Lui ha scoperto che spesso Michelangelo nei gruppi statuari e anche nella Cappella Sistina, sia nella volta del Giudizio Universale, raffigura i reprobi cattivi con un'anomalia che è detta mesoderms, cioè un quinto incisivo nell'arcata superiore dei denti. E Bussagli mi ha fatto notare, lui l'ha scoperto, che anche Golia, qui non si vede bene ma dal vivo si vede bene, ha il mesoderms. E mi ha regalato questa scoperta, io naturalmente l'ho pubblicato, ho citato la fonte. Voi direte, vabbè, ma che Golia è cattivo, lo sappiamo, perché Caravaggio si raffigura come cattivo, ma la cosa interessante è che in quasi tutte le scene in cui Michelangelo raffigura il reprobo, la affianca sempre a figura invece di coloro che non sono toccati dal peccato, no? E se noi vediamo la figura intera, ecco, vedi il volto di Golia, guardate la bocca di David, è una bocca perfetta, cioè un volto quasi apollineo, che è proprio messo in contrasto voluto col volto, diciamo, dionisiaco sconvolto di Golia. Allora, e qui torniamo al discorso del libero arbitrio del cattolicesimo. Cosa significa sostanzialmente questo diritto? Al di là dei significati iconografici. Al fondo, secondo me, Caravaggio dice questo: chi nasce, appunto, non è predestinato né al bene né al male. Lui è nato ancora, pur poteva scegliere, ha scelto purtroppo la via del male, però si è pentito, e d'altra parte è evidente che senza pentimento non ci può essere la grazia. Anche oggi, pensate a Cesare Battisti, si parla tanto dei pentiti, il pentitismo, anche nelle leggi attuali chi si pente esce subito di galera, a maggior ragione per ottenere la salvezza eterna tu devi intanto dimostrare di essere sinceramente pentito. E qui Caravaggio vuole proprio lanciare questo messaggio: io sono stato un peccatore, ma un peccatore che si vuole pentire. E vedete anche l'espressione di pietas di David nei confronti di Golia, non è un'espressione trionfante ma quasi di pietà. Quindi questo è un dipinto quasi sospeso, secondo me, in una, appunto, magica atmosfera di attesa, perché nel momento in cui Caravaggio ha dipinto questo sublime capolavoro, lui ancora non sapeva se le due grazie cui egli aspirava, la grazia divina e la grazia terrena, lo avrebbero raggiunto. Della grazia divina noi ovviamente nulla possiamo sapere. Sappiamo invece che la grazia terrena, cioè il perdono del Papa, lo ha raggiunto, ma quasi, diciamo, a suggellare il tragico destino di uno dei più grandi geni di tutti i tempi, lo ha raggiunto proprio insieme alla morte, e in un assolato 23 luglio del 1610, sulla spiaggia della Feniglia, dove egli, come con crudele epitafio ha detto il suo antico biografo e nemico Giovanni Baglione, solo e senza aiuto, malamente morì così come male aveva vissuto.
Grazie. Grazie. Ho degli aiutanti che do.